could just watch. No. No, non ci siamo. Rigore pari, ma a sto giro è vero. Raga, vabbè. Non ci sta. Salutiamo. Prima di tutto salutiamo. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buonasera, come avete ben capito. Parliamo. Io manco saluto perché, guarda, sono rimasto allibito dalla prestazione e dalla partita in generale. Parliamo del post partita, quindi di Roma-Cesena. Ovviamente Roma-Cesena vince la Roma 2-1 all'ultimo secondo su un rigore, a mio e suo avviso, completamente inesistente. Questo è quello che abbiamo visto noi, poi... Non mi sembrava assolutamente rigore. Manca a me. Non lo so, perché comunque Strootman non è che è andato addosso, cioè comunque c'è stato ha cercato il contatto, diciamo la verità. No, allora, aspetta, Strootman ha cercato pure di evitarlo, il portiere, tra l'altro agli altri si gira, quindi secondo me non c'è stavano proprio gli estremi per fischiare un calcio da rigore, ma soprattutto al 95esimo. Assolutamente. Cioè, era un rigore pesante che avrebbe sicuramente deciso la sfida. Vogliamo tornare indietro? Sì, riallacciamo un attimo perché il primo tempo, ragazzi miei, è stato di marca Cesena. Se il Cesena nel primo tempo se fosse finito 2-0, non avrebbero 0-2, non avrebbe rubato assolutamente nulla. No, ci poteva stare tranquillamente perché ha creato un sacco di occasioni, ha giocato molto molto bene. Infatti, assolutamente sì. Cioè, da una parte voglio dire che comunque il Cesena, per quello che sta dimostrando in campionato, stasera sembrava una squadra completamente diversa. Sembrava il Barcellona. Sì, ma se non ho capito male stava addirittura terzo, sta tre terze. Tre, vabbè, compra una vocale, la di ancora ne abbiamo 36, sta terz'ultima. Da quello sì. Non lo so, sinceramente non ho guardato la classifica. Raga, scusatemi, ma oggi è stata una giornata un po' lunga e sono abbastanza stanco. Se ne siamo accorti, soprattutto lunga. Sì, soprattutto lunga, ecco. Direi ancora non finisce. Però la Roma ci ha messo del suo, perché comunque... Sì, non ha giocato, non praticamente ha... si è fatta schiacciare e devo dire che Manolas secondo me sta con la capoccia verso qualche altra squadra. Perché ha stasera il Manolas di stasera non è lontanamente paragonabile a quello che abbiamo visto giocare fino all'altro giorno. Ieri sera quando facevamo quella diretta con Sick e con gli altri dicevamo di Vermaelen, che insomma non è tutto sto granché. Ma visto come ha giocato stasera Manolas, avrei preferito tenere Vermaelen in campo. Non lo so, sinceramente zitto, può essere pure che ci faceva più a 5 gol Vermaelen. Sì, però no, quello che ti voglio dire, cioè per fare un paragone, Manolas stasera ha fatto schifo. Mi dispiace ammetterlo, ma assolutamente pena. Sono d'accordo. Secondo tempo, ragazzi miei, il Cesena rischia subito di andare un'altra volta in vantaggio, per fortuna non ci è riuscito. E poi c'ha parecchio da recriminare. Viene inserito Nainggolan e Dzeko, non mi ricordo quando Dzeko nel primo tempo. Nainggolan, se non sbaglio, proprio a cavallo tra primo e secondo tempo. E cominciano a giocare di prima, a far girare la palla come veramente non vedevo fa alla Roma da due mesi, ragazzi miei. Ha cominciato a girare palla veramente bene. Fatto sta che poi, insomma, forza le fa. E praticamente arriva il gol del pareggio con questa una bella azione. A Coca-Cola. Sì, con una bella azione corale da parte della Roma, giocata sì, quasi tutta di prima. Tutta di prima, arriva palla verso El Shaarawy che la mette in mezzo ed Dzeko supera un difensore, o meglio lo anticipa, tapin e mette la palla in rete. Sì. 1-0, io ho pensato finalmente con la Roma comincerà a fare un bel calcio spettacolare per lo stato psicologico. Non ho fatto un tempo a dirlo, cazzata tra Manolas e Alisson che praticamente si sono scontrati. Non so se Alisson non ha chiamato la palla, ma di solito il portiere la chiama sui lanci. No, infatti secondo me proprio ha chiamato conferma palla. Di quello che ho detto prima su Manolas, ha fatto pena, ha maggior ragione per quell'errore banalissimo, perché comunque che se ha permesso al Cesena di pareggiare. Se il portiere te la chiama, tu te devi levare. Non puoi stare a guardare la palla o stare a guardare i cazzi tuoi. Perché pensare... è partito il lancio e era nel momento in cui innocuo. Sì, però è partito quel lancio a mo' di traversone. Manolas non stava per niente a guardare il portiere perché pensava che non usciva, pensava che era roba sua. Sì, ma quello che quando si è reso conto che probabilmente l'ha chiamato, si è girato, l'ha trovato davanti, si sono scontrati. Tu il giocatore del Cesena non puoi guardare la palla in quella situazione perché tu intorno non c'hai nessuno. Che non cazzo c'era te devo nessuno dire? Del Cesena, che cazzo tu da là non ti puoi devo fare un errore dire? Del genere. Fatto sta che l'ha fatto uno pari uno e poi pari. Insomma il patatrack, la frittata, chiamatela come volete, ve lo diciamo a tifosi da Roma. Non c'è stava assolutamente calcio di rigore. Mo possiamo riguardarlo 50 volte. Può essere che tra 50 volte ci cominci forse a sembrare rigore. Contatto, ma sinceramente, abbiamo visto due o tre volte. Non sembrava calcio di rigore. Sembrava. Quindi, non so che dire. Scatenatevi, divertitevi. Voi laziali cominceranno rigore pari. O ma i juventini rigore pari. È un rigore che farà discutere. Ma secondo me faranno discutere ancora di più le dichiarazioni di Totti a caldo. Che ha detto che era rigore netto. Vabbè, detto, ma Totti il rigore era così. Nettissimo. Quindi vista così. Dal campo, magari ha visto in un altro modo. Poi, ovviamente, non poteva dire altrimenti. Non lo so perché.
avrebbe solamente alimentato non ulteriori polemiche, quindi però, a difesa della squadra dice che rigore c'era. Vogliamo dire che andiamo in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, tu immagini che se la Roma dovesse vincere con la Lazio che cosa potrebbe succedere? La Zia dice una scusa per dire voi in finale forse non ci sareste dovuti, in semifinale non ci sareste dovuti arrivare. Sì, sicuramente usciranno fuori questa storia. Vabbè, quelli sono discorsi, può essere pure che vince la Lazio e chiudiamo i discorsi. Chiudono i discorsi, questo direttamente il discorso, sì, ma sta a risalire il pollo. Ah, bene, perfetto, ok. Va bene, prossimo post partita, ma ci fate sapere che ne pensate nei commenti, se c'è stava rigore secondo voi, ma parlate da persone obiettive, perché se dovete dire, vabbè, dite quello che vi pare. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, un bel like e faremo nuovi post partita. Non dico tanto, almeno 5 piotte di like, va bene? Va bene, va benissimo. Vuoi dire qualcos'altro? No, io direi che sto a posto. Manco io, c'ho sonno. Dopo quel tra che va mullato prima. Quella mitraglietta vocale. Sì, ok. Mi posso andare a dormire. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi.